Importante progetto di collaborazione con l'Albania, Salvatore Di Pino, consigliere comunale delegato alle politiche europee, è un progetto che si inserisce in un percorso molto articolato e che ha avuto un grande riscontro a livello italiano ma anche europeo. Siamo stati, come dire, messi in rete dal nostro Ateneo e l'Università Chieti Pescara d'Annunzio, che sicuramente rappresenta la nostra istituzione formativa e culturale più importante, e si inserisce all'interno del programma Erasmus Plus ed è un progetto che prevede lo scambio di studenti, di professori e anche di personale, insomma, amministrativo delle varie università, della d'Annunzio e delle varie università albanesi, per parlare e scambiare informazioni sulle pratiche migliori che queste istituzioni portano avanti. È un punto di partenza per creare una collaborazione tra i nostri territori, e sicuramente il Comune di Pescara è attento a queste iniziative. L'Ufficio Europa Metropolitana ha portato avanti in questi mesi, nell'ultimo anno, diverse iniziative proprio volte a creare dei partenariati con delle aree territoriali a noi vicine, e sicuramente quella dei Balcani e quella dell'Albania sono aree di nostro interesse. Glauco Conte, responsabile dei servizi internazionali della D'Annunzio, oggi è una giornata importante con l'Albania, rapporti istituzionali che diventano sempre più saldi. Vogliamo un po' spiegare il suo ruolo e anche a che punto l'iniziativa? Sì, allora, questo è un evento, l'evento conclusivo di un progetto che va avanti da 3 anni, un progetto in cui l'Ateneo da coordinatore è riuscito ad attrarre quasi 200.000 euro con fondi europei. In questi 3 anni sono state realizzate decine di mobilità da e verso l'Albania, quindi noi abbiamo inviato studenti, li abbiamo ricevuti, abbiamo inviato staff e abbiamo ricevuto staff. Questo è l'evento finale, una staff week in cui 18 componenti dell'università albanese sono venuti qui da noi per una settimana, sono stati formati, abbiamo avuto dei momenti di scambio di buone pratiche, e quindi alla fine abbiamo, diciamo, terminato nel migliore dei modi questo progetto, che finisce appunto a fine luglio ed aveva durata di 3 anni. Teri Lamce, laureato in scienze politiche, come ti sei trovato in Abruzzo con questo progetto internazionale? Siamo molto contenti, è stata un'esperienza unica, perché ogni posto è unico, è molto bello, trovarsi qui da voi. Io vengo dall'Albania, da Tirana, dall'Università Politecnica di Tirana, e questa è un'esperienza che ci servirà per portare alla nostra città, alla nostra università, questa esperienza che abbiamo trovato qua.